Il mondo in parole e regole d'arte. E questa era June Buggy, la colonna sonora di un film degli anni 80, dei primi anni 80, altrimenti ci arrabbiamo, con Bud Spencer e Terence Hill. La mia più cordiale buonasera da Massimiliano Ferita, dal mondo in parole a regola d'arte e dal nostro. Roberto Di Pietro, buonasera Massimiliano, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Grande scelta musicale stasera, di Oliver Onions. Grande, grande colonna sonora di un grande film con Bud Spencer e Terence Hill, altrimenti ci arrabbiamo. Tra l'altro, non so se tu concordi, ma io credo che Terence Hill fosse uno degli attori più belli che si siano mai visti sugli schermi. Era di Sì, una. anche più Anche inutile però, perché più inutile, sì. comunque i film, come dire, il top del film era sempre la figura di Bud Spencer, no? E lui era il bell'orcio della situazione, e poi secondo me, ha preso una bruttissima piega con Don Matteo. Sì. Però no, devo dire che per vie traverse conosco, cioè so di che persona è Terence Hill, e devo dire che è una persona molto sensibile e anche molto generosa. Quindi un motivo, un plauso in più per questa coppia di attori che ha segnato la nostra infanzia, no? Direi di sì. Insieme ai film di Nino Banfi erano i film preferiti del sabato sera in famiglia, con i fratelli, erano, mi ricordo che erano insomma momenti piacevolissimi, e poi come mangiavano i fagioli loro due, no? Potevi avere appena finito di cenare, ma ti veniva comunque fame, quindi grandissimi, grandissimi attori, grandissimi film. Grandi ricordi, quando si rideva ancora con poco, no? Il Sì. cinema, cioè con la gag, con lo schiaffo, non c'era bisogno di trivialità malsane come oggi, insomma. Anche se a dire il vero, ultimamente ho visto un film, una commedia che ve la consiglio, visto che io scrivo anche commedie, a volte anche drammi, perché me l'hanno commissionato uno ultimamente, quindi mio malgrado ho scritto un dramma, speriamo che. Chi meglio di te? Beh, il No, dramma, non no? sto scherzando, Il eh. I dramma, migliori dici? tragediografi sono quelli che scrivono commedie. E tra l'altro te lo mando, ve lo dico in diretta perché, come sappiamo, il nostro Roberto è un bravissimo editore, Editor, editor, magari editor. esatto. E tra l'altro facciamogli i complimenti tutti insieme perché giovedì scorso. No, no, venerdì Venerdì scorso ho detto. scorso, che cosa è successo in quella bellissima università che è Tor Vergata? Io non c'ero mai stato, ma è davvero un posto paradisiaco. Non credevo neanche di essere in Italia, invece è proprio così. Che cosa hai ottenuto? È successo che finalmente Roberto si è laureato. No, beh, no, diciamola tutta perché così sembra. Non ti rendiamo merito, ho ottenuto la specialistica che è ben diverso, insomma. La laurea magistrale, sì, in letteratura italiana. Tra l'altro, grazie ancora, veramente, lo dico pubblicamente, per essere riuscito a passare, perché insomma mi ha fatto enormemente piacere. Il piacere è tutto mio, tra l'altro ho potuto incontrare persone molto simpatiche e mi sono parsi anche di grande spessore da quel poco tempo.
Onestamente devo dire di sì, erano abbastanza eterogenei tra loro, no? Sì, Erano sì. tutte persone molto diverse tra loro, tra cui ovviamente i miei familiari, però erano amici cari, purtroppo alcuni presi nel vortice delle cose di tutti i giorni non sono riusciti a passare, però sono molto contento, onestamente non tanto per la laurea, ma per la presenza e l'affetto di quelli che sono riusciti a passare. È stato veramente dopo, perché in quel momento sei distratto, sei preso, no? Sei anche un po' svuotato dall'evento, però a posteriori devo dire che sono stato molto contento. Grazie, Grazie grazie. Insomma, è stato un momento molto emozionante anche per me, anche perché non credevo che Tor Vergata fosse così pulito. Arrasia, grazie. Sì. Avendo studiato, ahimè, in ben altra università, che poi credo che come la maggior parte dei romani, perché la Sapienza, beh, insomma, vi consiglio di andare a Tor Vergata. Sì, anche io, in particolare per la frequentazione femminile alla facoltà di Economia e Commercio, Ma tra l'altro devo dire ho visto, posso confidare questo ai nostri ascoltatori, che per fortuna sono sempre di più, che il nostro Roberto è attorniato da delle fanciulle che, se non fossero delle letterate, potrebbero fare tranquillamente le veline o lavori del genere, ripeto, se non avessero un quoziente intellettivo molto alto, che ovviamente non gli permette di optare per quelle vie. Devo dire che sì, obiettivamente le mie amiche sono molto carine, anche se la più bella di quel giorno era ovviamente mia mamma, Ah, chiaramente ovviamente, certo. questo va detto, perché da buon italiano sono mammone, da buon maschio italiano sono mammone, insomma. Quindi no, però sì, molto carine, molto brave, sono ragazze veramente senza fronzoli, sono anche molto semplici, no? Sono persone che stanno paradossalmente lottando per ottenere un posto di lavoro come insegnanti o nei dottorati, insomma, sono un po' perse nei meandri di questo grande labirinto che è la Repubblica Italiana. Gli faccio veramente a tutte loro e anche agli altri amici, penso per esempio a Gianluca. A te stesso, no, Massimiliano, ma Ah, insomma anche a certo. me stesso, perché Ah, anche io certo, non ne è che, abbiamo bisogno, come dice spesso il mio collega Andrea, dice: io faccio 7 lavori e non prendo uno stipendio. È una cosa triste, ma è così, è reale. E per fortuna, tornando al discorso che facevamo prima sulla commedia, riderci sopra aiuta un po' ad addolcire l'amarezza della realtà, ma in effetti è così. Persone veramente eccezionali da tutti i punti di vista, umano, morale, preparatissime nel loro campo, eccetera, eccetera, faticano a trovare uno straccio di posto di lavoro. mentre lo ricordiamo perché è la realtà, mentre persone con la terza media che aprono e chiudono un portone, e spesso l'abbiamo visto in qualche servizio delle Iene, si dilettano sul posto di lavoro, visto che non hanno nulla da fare a vedere i film su internet, prendono, non facendo niente, prendono quanto 7 stipendi, no? Sì, no, io vorrei fare una piccola precisazione stasera, visto che abbiamo preso questa piccola, diciamo, deriva amichevole, no? Nel senso che stiamo amabilmente conversando. Quello che diciamo io e Massimiliano, e quello che dicono anche una parte dei politici italiani, non è qualunquismo, ragazzi, non cadete nel tranello, perché il qualunquismo è un'altra cosa, cioè il qualunquismo è la persona che dall'alto fa il famoso pianto, no? Come diciamo noi in Italia. Il problema è che qui bisogna rimettere le cose in prospettiva, e la prospettiva è che ci sono dei problemi. Poi che
molti non li vogliano affrontare, che molti pensano che ancora i problemi sono superabili a livello politico, eccetera, eccetera. Io sono personalmente tra quelli che pensa che ormai siamo arrivati a un livello di degrado massimo, che quando io parlo e dico delle cose che possono anche suonare qualunquiste, risuonare qualunquiste, sono però un modo di ribadire l'ovvio, cioè semplicemente non è un modo né di fare proseliti né di appunto di essere qualunquisti, né tantomeno tirarsi fuori dal problema. Io sono dentro il problema esattamente come tutti voi, però da dentro il problema non mi faccio illusioni che uno o 10 persone stiano lavorando per me. Io so perfettamente che se stanno lavorando, stanno lavorando per loro, come hanno fatto tutti quelli che li hanno preceduti. Tutto qua. Sì, sì, no, io figuriamoci, concordo. Tra l'altro, secondo me il qualunquismo l'ho sentito oggi. Attualmente mia nonna è ricoverata, quindi io ogni giorno durante la pausa pranzo vado a trovarla. E parlando con dei parenti di un'altra signora che è ricoverata, appunto. Parlavamo della situazione attuale e quando il discorso è caduto sul 5 Stelle mi hanno risposto così: 5 Stelle non lo voto perché è un male più grande del male che abbiamo. E allora io ho detto: vabbè, questo è il vostro pensiero, ma spiegatemi per quale motivo sia un male. È perché sì, dai, è un male, no? E quindi pur ammettendo che tutto quello che andiamo dicendo, cioè che ci sono pensioni da 50-100 mila euro e al contempo che potrebbero mantenere in uno stato di vita decente centinaia di famiglie che invece versano in condizioni di assoluta povertà, stiamo parlando dell'Italia, non di un paese africano, quello era il male, ma il Movimento 5 Stelle che invece propone una redistribuzione è un male più grande, perché, non lo sapevano, così, l'avevano sentito. Perché lo sentono al telegiornale, certo. Sono meno, come dire, propositivo di te, no? Io comunque mantengo sempre i miei dubbi su tutti, anche se chiaramente ho una mia idea che, lo dico, lo ammetto, non è lontana, anzi per niente è uguale a quella di Massimiliano, quindi lo dico, mi schiero. Ho le mie, ovviamente, da persona mediamente dotata, ho le mie riserve, ho i miei dubbi su alcune cose, eccetera, eccetera. Mi pongo delle domande, ma riguardo per esempio le ultime votazioni, la cosa più triste che io, frequentando i social network, parlando con le persone, amici o conoscenti, eccetera, che ho notato è che nessuno ha votato a favore, hanno votato tutti contro, cioè la maggior parte di quelli che hanno votato PD hanno votato contro il Movimento 5 Stelle e molti di quelli che hanno votato il Movimento 5 Stelle hanno votato contro il PD o contro Berlusconi o contro chi verrà poi. E questa non è una strada per andare avanti, no? Perché uno dovrebbe andare a votare convinto di dare un voto pro, cioè facciamo in prima persona, quando uno vota dovrebbe dire: ok, mi metto in gioco anch'io e facciamo questa cosa, la sostengo, ci credo, l'ho capita, mi sono andato a vedere le cose, sono informato. Non deve essere un voto a sottrarre, cioè sottraggo la possibilità di far andare avanti una persona che ha un'idea nuova. Questo è sbagliatissimo, secondo me, che è il gioco che abbiamo fatto esattamente negli ultimi 20 anni, che chi votava PD non votava PD perché ci credeva, ma votava contro Berlusconi, chi votava Berlusconi diceva di farlo perché aveva paura dei comunisti. Che io non, di cui non ho traccia in Italia almeno dal 68, esatto. Se erano comunisti quelli, no? Esatto. Se mai lo fossero, i comunisti stato. Sono altri, se andate a leggere i libri di storia, insomma, quello che c'è stato in Italia non è esattamente il socialismo, tra l'altro, sovietico, quindi vabbè. Bene, direi di tornare, sì. Torniamo nel nostro canale preferito. Anzi, saluto e ringrazio tutti i nostri colleghi che ieri sera
io non potevo esserci, ma c'è stato Massimiliano, che so che apprezzano tantissimo la nostra trasmissione, ci seguono, quindi sì, vi saluto tutti quanti. E a dire il vero, a dire vero, guarda, apprezzano soprattutto il tuo contributo. Questo lo dico con molto piacere e anche con orgoglio, perché insomma vuol dire che quando ho pensato questa trasmissione e la persona che poteva condurla con me, ho fatto centro, quindi abbiamo fatto reciprocamente scopa, dai. Io sono contentissimo di passare quest'ora con te e con tutti i nostri ascoltatori, e colgo l'occasione veramente, perché ieri sera non essendoci stato, di ringraziare il nostro direttore Stefano Tini, che insomma è sempre, come dire, attento, ed è soprattutto una persona che dà la possibilità, che è una cosa che spesso manca, sì, appunto, vedere tutto quello che abbiamo detto poco sopra. Quindi grazie veramente Stefano, un abbraccio e spero di vederti presto. Io mi unisco e questa sera vi presento, lo feci in una delle prime puntate con un altro capitolo del libro più letto, del libro italiano più letto nel mondo. Sai qual è, Roberto? Ricordo Pinocchio, no? Sì, Le avventure di Pinocchio, sì. Le avventure di un burattino, poi cambiate con il titolo più popolare di Le avventure di Pinocchio. Questa sera vi leggo il primo capitolo, che descrive appunto l'inizio della storia. Secondo me, perché una, non so se Roberto è d'accordo, perché un'opera, un libro, ma anche un'opera in generale, sia davvero di grande valore, deve essere universale, deve poter arrivare a chiunque, magari che possano chiunque, quindi diverse persone che possano leggere il libro o l'opera a diversi livelli, ma l'importante è che l'opera si possa prestare a un'infinità di sfaccettature che però poi riguardano l'arte. Quindi le avventure di Pinocchio sono state lette in tutto il mondo, tradotte in tutto il mondo, sono state rappresentate a livello teatrale, a livello cinematografico. Ricordiamo appunto ad esempio le avventure di Pinocchio di Comencini, molto più che di Benigni secondo me, e quindi anche perché la scrittura è molto semplice, ma è un italiano toscaneggiante molto elegante a mio giudizio, e tra l'altro con il fatto che ci sono degli elementi tipici della favola, quali gli animali che parlano, che si comportano come degli uomini, vengono presi ironicamente in giro anche molte categorie sociali, con un fare molto, molto elegante, che si nasconde con i personaggi tipici della favola. Bene, adesso vi leggo il primo capitolo, che appunto dà il via alla storia di Pinocchio. C'era una volta un re, diranno subito i miei piccoli lettori. No, ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno. Non era un legno di lusso, ma un semplice pezzo da catasta, di quelli che d'inverno si mettono nelle stufe e nei caminetti per accendere il fuoco e per riscaldare le stanze. Non so come andasse, ma il fatto gli è, sentite che toscanismo, non so come andasse, ma il fatto gli è che un bel giorno questo pezzo di legno capitò nella bottega di un vecchio falegname, il quale aveva nome Mastrantonio, se non che tutti lo chiamavano Mastro Ciliegia per via della punta del suo naso, che era sempre lustra e paonazza come una ciliegia matura. Appena Maestro Ciliegia ebbe visto quel pezzo di legno, si rallegrò tutto e, dandosi una fregatina di mani per la contentezza, borbottò a mezza voce: «Questo legno è capitato a tempo, voglio servirmene per fare una gamba di tavolino». Detto fatto,
prese subito l'ascia arrotata per cominciare a levargli la scorza e digrossarlo, ma quando fu lì per lasciare andare la prima asciata rimase col braccio sospeso in aria perché sentì una vocina sottile che disse, raccomandandosi: non mi picchiare tanto forte. Figuratevi come rimase quel buon vecchio di Mastro Ciliegia. Girò gli occhi smarriti intorno alla stanza per vedere di dove mai potesse essere uscita quella vocina e non vide nessuno. Guardò sotto il banco e nessuno. Guardò dentro un armadio che stava sempre chiuso e nessuno. Guardò nel corbello dei truccioli e della segatura e ancora nessuno. Aprì l'uscio di bottega per dare un'occhiata anche sulla strada e ancora, incredibilmente, nessuno. O dunque, ho capito, disse allora ridendo e grattandosi la parrucca, si vede che quella vocina me la sono figurata io. Rimettiamoci a lavorare dunque. E ripresa l'ascia in mano, tirò giù un solennissimo colpo sul pezzo di legno. Oi, tu mi hai fatto male! Gridò rammaricandosi la solita vocina. Questa volta Mastro Ciliegia restò di stucco, con gli occhi fuori dal capo per la paura, con la bocca spalancata e con la lingua giù, ciondoloni fino al mento, come un mascherone da fontana. Appena riebbe l'uso della parola, cominciò a dire tremando e balbettando dello spavento: ma di dove sarà uscita questa vocina che ha detto voi? Eppure qui non c'è anima via. Che sia per caso questo pezzo di legno che abbia imparato a piangere e a lamentarsi come un bambino? Io non lo posso credere. Questo legno, eccolo qui, è un pezzo di legno da caminetto. Come tutti gli altri, a buttarlo sul fuoco c'è da far bollire una pentola di fagioli. O dunque, che ci sia nascosto dentro qualcuno. Se c'è nascosto qualcuno, peggio per lui. Ora lo accomodo io. E così dicendo, agguantò con tutte e due le mani quel povero pezzo di legno e si pose a sbatacchiarlo senza carità contro le pareti della stanza. Poi si mise in ascolto per sentire se c'era qualche vocina che si lamentasse. Aspettò 2 minuti e nulla. 5 minuti e nulla. 10 minuti e ancora nulla. Ho capito, disse allora sforzandosi di ridere e arruffandosi la parrucca. Si vede che quella vocina che ho detto voi me la sono figurata io. Rimettiamoci a lavorare. E perché gli era entrato addosso una gran paura, si provò a cantarellare per farsi un po' di coraggio. Intanto, posata da una parte l'ascia, prese in mano la pialla per piallare e tirare a pulimento il pezzo di legno. Ma nel mentre che lo piallava in su e in giù, sentì la solita vocina che gli disse ridendo: smetti, tu mi fai il pizzicorino sul corpo. Questa volta il povero Mastro Ciliegia cadde giù come fulminato. Quando riaprì gli occhi, si trovò seduto per terra. Il suo viso pareva trasfigurato e perfino la punta del naso, di paonazza come era quasi sempre, era diventata turchina dalla grande paura. E questo era la prima parte, il primo capitolo, anzi, di Pinocchio. Straordinaria interpretazione, come sempre, anche con lo straniamento toscano. È vero, sì. Anche lo straniamento toscano, che ho apprezzato molto. Grazie. No, grande, grande opera. E tra l'altro, se ti ricordi, la prima puntata ti dissi che non l'avevo letta perché mi stava un po' antipatico Pinocchio, no? Non so. E invece devo dire che poi l'ho letta e sono andato a vedermi anche un po' di cose che trovate comunque su YouTube, se vi fa curiosità, perché Pinocchio è un'opera che, oltre tutte le cose che introducendolo ha detto giustamente Massimiliano, c'è anche un'altra interpretazione, che è quella, diciamo, altre due interpretazioni, che è quella religiosa e quella anche esoterica, ma
esoterica inteso nel senso di nascosto, un'area, quindi non esoterico nel senso di come dire, di magia nera o queste cose qui, che è praticamente Pinocchio. Intanto non so se tutti i nostri ascoltatori lo sanno, fu scritto per 17 capitoli, i primi 17 capitoli furono scritti di Pinocchio, no? Non mi ricordo se 17 o 14, comunque l'ultimo capitolo Pinocchio muore impiccato ad un albero. Dopodiché le storie che venivano pubblicate a puntate su un giornale ebbero talmente tanto successo, soprattutto nei bambini, che praticamente Collodi, che non è il nome vero dell'autore ma è uno pseudonimo, e tra l'altro vi regalo questa piccola chicca su cui ho ragionato, che Collodi è una crasi tra colla e chiodi. Ah, è vero. Ecco, questa è una cosa che cercando su internet ad esempio nessuno ha notato, ma Collodi è una crasi tra colla e chiodi, perché anche qui c'è tutto un discorso sotto molto particolare, perché in realtà Pinocchio, che viene assimilato a delle marionette, perché lui poi andrà anche, farà amicizia con un teatro di marionette eccetera eccetera, in realtà non è una marionetta, Pinocchio è un burattino, cioè è una sorta di pupazzo tra virgolette, ma di legno. E voi direte, dov'è l'interpretazione religiosa? Pinocchio muore impiccato esattamente come Gesù Cristo muore sulla croce. Il parallelo che non ho fatto io, e certamente non hanno fatto persone stranissime, ma ha fatto un monsignore, che adesso non mi sfugge il nome, comunque un importante figura, diciamo, del prelato del cattolicesimo, ha fatto questo parallelo dove mostra che Pinocchio è praticamente una sorta di riscrittura della storia di Gesù Cristo. Come Gesù Cristo, Pinocchio è in fondo un'idea, no? È un'idea nel senso, finisco e mi spiego perché è un po' difficile da dire, è un'idea nel senso che non esiste, è una voce che è dentro un legno, esattamente come Gesù Cristo è un Dio che fino a che non si è incarnato è stato ritenuto un Dio astratto, no? Sì. E invece poi si è incarnato e quindi è diventato uomo, esattamente come la voce che è nel legno diventerà prima burattino e poi uomo. Pinocchio viene continuato a furor di popolo da Collodi, perché appunto i bambini volevano sapere, no, rifiutavano l'idea che lui potesse morire e volevano continuare a sapere delle sue avventure. E tra l'altro c'è una cosa che è particolarissima, perché tutti dicono che Pinocchio è andato nel ventre della balena, curiosamente invece Pinocchio è stato inghiottito da uno squalo nella storia di Collodi. Si dice ventre della balena perché Giona, che è un episodio biblico appunto, andò nel ventre della balena e ci restò per 3 giorni, esattamente come Gesù Cristo è morto per 3 giorni e dopo è risorto. Quindi, come vedete, per via popolare le due figure, oltre che per via intellettuale, le due figure si associano. Questa era una piccola curiosità che comunque vale la pena leggerlo, perché, come diceva Massimiliano, ed è una cosa bellissima, importantissima, ha vari strati di lettura, varie interpretazioni, varie difficoltà di analisi, e quindi è valido per i bambini e a maggior ragione è valido per gli adulti. E dico questo da editor appunto e da talent scout di scrittori: un libro che piace ai bambini è sicuramente un libro di successo. Non ci si può sbagliare, cioè un libro che piace ai bambini vuol dire che è un libro, come diceva Massimiliano, universale, piace a tutti e se tradotto piace in tutte le lingue del mondo. Quindi i nostri aspiranti scrittori, me compreso tra l'altro, sono che ricevano, che riflettano su questo consiglio che il nostro Roberto ci dà. E tra l'altro volevo dirti che in effetti ci sono dei capitoli che
sono una parodia della società. In particolare, secondo me, il capitolo mi sembra 17, quello che era originariamente l'ultimo, dove c'è l'incontro con la giustizia. Magari lo leggeremo nelle prossime puntate. Assolutamente sì. Ecco, prima di dare il giusto spazio al nostro Roberto, vi facciamo sentire una delle sigle del Pinocchio di Comencini e poi ci sarà lo spazio più atteso, quello di Roberto. Il mondo in parole a regola d'arte. E questa era la sigla, una delle sigle delle avventure di Pinocchio, del Pinocchio di Comencini. Tra qualche istante ci sarà lo spazio dedicato a Roberto Di Pietro, che ci presenterà uno scrittore non famoso ma molto interessante, che ci farà scoprire lui stesso. Roberto, ci sei? Sì. Perfetto. A te la parola. Allora, leggeremo questa sera, vi presento un grandissimo ovviamente sconosciuto, a proposito di scrittori falliti e di precari, che pensate fa parte della generazione precedente alla nostra, Massimiliano. Il lavoro che vi presento questa sera è Luciano Bianciardi, che è nato nel 1922 a Grosseto e che è morto di cirrosi epatica, perché purtroppo si è dato per disperazione all'alcol a Milano nel 1971, e lui era uno di quelli attivisti, ovviamente antifascista dopo la guerra, insomma è stato uno di quelli che ha sentito sulla pelle la voglia e il desiderio di rinascita culturale del nostro paese negli anni della post bellici della seconda guerra mondiale. E però i suoi tentativi diventare uno scrittore o un intellettuale, cosa che tra l'altro è stato, sono stati frustrati dall'ambiente estremamente sciccoso, elitario di quegli anni, di un'editoria che andava già cavalcando con i grandi nomi e fagocitando
tutto il mercato possibile, che in quegli anni era, come capite bene, in grandissima espansione. Luciano Bianciardi è conosciuto per un romanzo in particolare, che è La vita agra, dove appunto lui parla della sua vita, cioè di come i suoi tentativi di diventare uno scrittore sono stati frustrati praticamente dall'incompetenza, dall'avidità, dall'ignoranza anche delle persone che comandano alcuni centri di propulsione culturale dell'Italia, e ancora oggi sono per discendenza diretta gli stessi. E praticamente lui faceva, pensa Massimiliano, una cosa che ti dovrebbe far molta simpatia, il traduttore. Ah, certo. Per campare lui faceva praticamente il traduttore, e ci sono delle pagine bellissime nelle quali lui si è adattato a fare qualunque cosa, ovviamente correttore di bozze, traduttore, poco lo scrittore come voleva, ancor meno il giornalista e il saggista, e ci sono delle pagine bellissime dove lui appunto parla di questo lavoro in maniera sarcastica, non paradossale ma sarcastica, cioè ironicamente amara, di un lavoro sottopagato, pensa, già negli anni 60, di un lavoro sottopagato e dove però si voleva la perfezione in tempi rapidissimi e a costi bassissimi. Quindi immaginate voi in questi anni questo tipo di lavoro cosa è diventato. Massimiliano ha un'esperienza diretta in questo, e quindi vi leggerò allora un libro a cui tengo molto, intanto per l'editore, perché è un editore molto particolare, un editore di nicchia, che è Stampa Alternativa, è un editore di resistenza, è un editore di pensiero ed è un editore eretico, cioè un editore che pensa fuori dagli schemi, lavora fuori dagli schemi, favorisce la diffusione di libri che sono fuori dagli schemi. Un po' tutti noi ricorderemo i famosi mille lire, no? I classici di Stampa Alternativa, che permettevano con sole 1000 lire di leggere Epicuro, Sofocle, insomma Spinoza, autori diciamo mainstream, cioè autori più famosi, più importanti, anche autori meno famosi, ed è una casa editrice molto aperta agli esordienti. Ovviamente tratta temi particolari, scabrosi, quelli che nessun editore pubblicherebbe, cioè in particolare inchieste e tutto ciò che va contro i poteri che sono costituiti. Questo libro che lui pubblicò su un giornale a puntate, in 6 puntate, si intitola Non leggete libri, fateveli raccontare, 6 lezioni per diventare un intellettuale, dedicate in particolare ai giovani privi di talento. Ovviamente anche dal titolo, che sono frasi estratte dal libro chiaramente, si evince il sarcasmo di Bianciardi, l'amarezza, no? La frustrazione. E quindi vi leggerò questa sera la presentazione del testo, che sono solo 2 pagine, e poi vi leggerò il primo capitolo straordinario, secondo me, che vi spiega un po' tutto, ovviamente per chi ha orecchi per intendere, che si intitola Come si diventa intellettuale, ed è, ripeto, sarcastico, una sorta di traversone, cioè vince chi perde, non vince chi vince realmente, ma vince chi perde nella vita, secondo Bianciardi, no? Allora, dimmi. Sì, sì. No, io invece credo io sono un po' a metà, forse sono un po' democristiano in questo, no, è una battuta. Credo che nella vita non vinca nessuno. No, ma qui è inteso sempre il rapporto ai poteri, eh? Ah. Cioè, la persona onesta, la persona che si vuole fare, la persona che è disposta a lavorare, la persona che ha le competenze, poi leggendo capiremo, è una persona in perdita. Le qualità che servivano prima, negli anni 60, e servono a maggior ragione oggi, sono qualità, appunto, come dicevamo prima, extracurriculari, no? Certo, oggi certo. Più che mai. Sì, assolutamente. Questo volevo dire. Assolutamente. E quindi leggiamo, lasciamo le parole sicuramente a Luciano Bianciardi, che molto meglio di me e di chiunque altro ci spiega quello che vuole dire. A chi sono dedicate queste pagine? Sembra ormai chiaro che a questo mondo tutto si può imparare: l'allevamento del pollame e l'arte del governo, la scienza delle finanze e il gioco della canasta, l'astronomia e l'interpretazione dei sogni, a scopi psicoanalitici, ma anche per vincere al lotto. Infatti esistono grammatiche e manuali che spiegano per filo e per segno come si fa. Fra i tanti,
non uno dedicato ai giovani che intendano vivere e addirittura prosperare in quel campo di attività umane, non essenziali peraltro alla vita dell'uomo, che vanno sotto il nome complessivo e vago di cultura. Un manuale di questo tipo andava scritto, norme chiare, precise, efficaci, a uso dei giovani che decidano di diventare intellettuali, norme disinteressate, che hanno per fondamento una esperienza ricca e negativa. L'autore infatti ha commesso in giovinezza molti errori grossolani ed è in grado di mettere in guardia i giovani delle generazioni nuove. A loro sono dunque dedicate queste pagine, in particolare a quelli, fra i giovani d'oggi, che madre natura non ha dotato di talento, perché pare chiaro che i futuri uomini di genio non avrebbero bisogno di leggere e studiare questi nostri consigli, probabilmente se la caveranno da soli. Il nostro lettore è un ragazzo sulla ventina, assolutamente medio e anzi mediocre, senza particolari attitudini, né per gli sport, né per la meccanica, né per le belle arti. Un ragazzo che, lasciato solo, privo dei nostri consigli, potrebbe benissimo diventare impiegato di banca, controllore delle ferrovie, geometra al catasto. Noi vogliamo appunto salvare i giovani mediocri da un'esistenza mediocre, avviarli alla salute dell'elicona, alla scalata dell'elicona, scusate. Ma attenzione, gli altri cervelloni, i geniali e i genialoidi, farebbero molto male se decidessero di ignorare questo scritto. Non ci troveranno certo qualcosa che possa giovare alla loro carriera, eppure se verranno a informarsi sui metodi altrui, sapranno poi guardarsene e predisporre, come dicono i giornalisti sportivi, le giuste contrarie. L'autore si sentirebbe in torto di parzialità se volesse favorire qualcuno a scapito degli altri. Allo stesso modo, anche se il nostro discorso è rivolto ai giovani, gli anziani faranno molto bene a non turarsi le orecchie. Anche l'intellettuale arrivato al vertice della sua carriera, se vuole restare sulla vetta ed evitare un rapido capitombolo, deve conoscere le armi che ha in mano, che si prepara alla scalata. La lotta delle generazioni non esclude colpi, alti e bassi. Noi ci mettiamo fuori della mischia, istruiamo i lottatori inesperti e meno provveduti, ma vogliamo allo stesso tempo che le vecchie glorie del ring culturale non ignorino il nostro insegnamento, poi vinca il migliore e fuori i secondi. Ecco, quindi è abbastanza chiaro l'intento ironico, sarcastico del testo, no? Sì, assolutamente. Della palissiana. Sì. Anche quindi, non ha bisogno di commenti. No, ecco, leggiamo il primo capitolo, come si diventa intellettuale. Che cosa significa per cominciare la parola intellettuale? Un autore che in questo dopoguerra ebbe particolare e meritata fortuna fra i lettori di sinistra affermò che per intellettuale deve intendersi chiunque non eserciti un mestiere manuale. Una definizione generosa, abbondante e perciò poco attillata, che andava larga. Dal prete al portalettere, su fino a Benedetto Croce, tutti quanti cadevano nel cestone della intellettualità. Rinunciamo subito a questa definizione e rivolgiamoci al dizionario. Ne esistono molti a buon prezzo e del resto li possiamo consultare gratuitamente nelle biblioteche. Aggiungo io, oggi addirittura su internet, quindi ancora più semplice. È intellettuale, dice l'uno, chi vive nel mondo degli studi e dell'intelligenza. Vive, d'accordo, ma cosa ci fa in quel mondo? Uomo, dice l'altro, di cultura e giudizio elevato, oppure persona colta con l'animo aperto ai godimenti dello spirito. Una definizione, come si vede, molto vaga e anche viziosa, perché si morde la coda. Persona colta è un modo di dire molto approssimativo, riferibile anche a chi abbia terminato la scuola dell'obbligo. Anima e spirito sono pressappoco la stessa cosa, sicché dovremmo concludere che l'anima dell'intellettuale si apre al godimento di se medesima, e cioè a una forma di vizio solitario, sconsigliato dai medici del passato e non raccomandato mai a nessuno. E allora? Sarà meglio lasciare tutto nel vago, non tentare neanche una definizione precisa. A noi preme che il nostro giovane di media levatura arrivi il più possibile in alto come intellettuale. Se poi quel concetto resta indefinito, tanto meglio. La nebbia può essere dannosa, ma non sempre. A volte, quando non c'è, la si inventa, come le battaglie navali, per coprire i nostri movimenti al nemico. Lo stesso faremo noi, dopo tutto. Quel fumo non l'abbiamo fatto noi, c'è sempre stato. Dietro il fumo deve esserci, come sempre, l'arrosto. Cercheremo di levarlo dal fuoco al momento giusto. Le leggi dello Stato italiano non vietano a nessuno di diventare un giorno Presidente della Repubblica. Chiunque, nascendo nel nostro paese, se non lo chiudono in prigione prima dei 50 anni, ha la possibilità di trasferire la sua dimora, un domani, al Palazzo del Quirinale.
possibilità, dobbiamo ammetterlo, piuttosto scarsina. È più probabile che diventi donna, perché statistiche alla mano, ogni anno 2,5 italiani mutano sesso, mentre i cittadini che ascendono alla massima carica dello Stato sono 1 ogni 7 anni. Allo stesso modo, nessuna legge vieta ai cittadini italiani di diventare un giorno intellettuali e non esistono limitazioni di classe sociale o di credo politico e religioso, ma anche in questo caso l'uguaglianza è in larga misura teorica. In concreto c'è chi parte avvantaggiato, c'è chi parte svantaggiato e c'è anche quello che resta al palo. Nel secondo dopoguerra, per esempio, era un discreto vantaggio l'origine operaia o contadina. Figlio di un bracciante, figlio di un minatore, erano titoli di merito. Ha conosciuto la fame, si diceva con ammirazione quasi stupefatta, ai calli alle mani. Suo padre era deviatore alla teleferica di Scarlino. A quei tempi, il figlio di una maestra elementare, cresciuto tra libri e quaderni, regolarmente diplomato in una scuola pubblica, se decideva di entrare nel mondo della cultura, c'entrava in bicicletta e indossando una tuta da siderurgico. Accettava di fare l'autocritica, mettendo fra i propri torti l'origine piccolo borghese, si metteva al servizio della classe operaia e di tanto in tanto si lasciava sfuggire un errore di grammatica. Oggi non più. Oggi la tendenza si è invertita. Oggi una cattedra universitaria piace anche agli avanguardisti, agli arrabbiati, agli eversori dello stabilimento, in inglese establishment, parola abbastanza infelice che indica il gruppo dei padroni del vapore nel nostro campo. I figli di genitori facoltosi hanno naturalmente tutti i vantaggi che offre il denaro, ma è probabile che decidano di spenderselo anziché usarlo ai fini della carriera, visto che tutte le carriere hanno per fine il denaro ed è poco probabile che l'investimento sia redditizio. Il giovane danaroso non sarà quasi mai un addetto ai lavori, ma forse uno spettatore e un mecenate. Potrà per esempio fondare un premio letterario intitolato al proprio nome e finanziato da terze persone. Non di rado quelle stesse che vinceranno il premio. Può essere una forma di pubblicità riccamente produttiva, quasi come una squadra di pallacanestro. Il giovane aristocratico ha qualche possibilità, purché sappia usare bene il proprio titolo gentilizio, che di solito non si accompagna a sostanze ingenti. Di nobili decaduti è piena la penisola. Ostentare corona e palle sul biglietto da visita o sulla porta di casa servirà forse a commuovere i lettori di rotocalchi a richiamo dinastico, sempre meno dopo qualche tempo, ma non di certo a far carriera nel mondo della cultura. Qui, anzi, sarà indispensabile una certa area di sopportazione nei riguardi dei propri illustri antenati, che magari parteciparono alle crociate. Si firmerà col solo nome e cognome, lasciando il gentilizio sull'elenco del telefonico e facendosi chiamare signor Conte dalla cameriera, se ancora ce l'ha. In apparenza avvantaggiatissimo è il giovane che nasca in una casa di addetti ai lavori, il figlio dell'intellettuale già affermato. Costui si nutre di cultura fin dalla culla, beve il latte paterno denso di grassi umanistici, insieme a quello in polvere che gli propina la balia, di solito la madre non allatta. Metafora a parte, egli impara fin dalla culla a parlare come un intellettuale, a muoversi, a gestire, a sorridere, ad alludere, a sottintendere come un intellettuale. Si abitua sin dalle fasce a vedere per casa scrittori, artisti, canzonettisti, insomma firme della scena culturale del suo paese. A 18 anni ha avuto la sua prima esperienza sessuale con una nave scuola accreditata nei migliori salotti letterari. Da del tuo a Pasolini sa discorrere al momento giusto di alienazioni, di gestalt, di op-art, insomma è un giovane prodigio che è nato con la camicia. Il guaio suo è proprio questo, le cose gli sono andate troppo bene durante l'infanzia e l'adolescenza, quasi sicuramente tirerà innanzi per la strada più facile, vivrà delle rendite paterne, a 30 anni sarà vecchio e stanco. È probabile che nel frattempo gli amici di casa scoprano che è un cretino e che si passino la voce con la gioia feroce che accompagna sempre queste scoperte. Per paradosso, il vantaggio starebbe proprio dalla parte del figlio di gente umile, purché abbia buona schiena, pronta alle fatiche ma anche agli inchini. In teoria sì, ma la pratica ci insegna che le mode operaistiche fra gli intellettuali durano poco. Sorgono in periodi di emergenza o di depressione, quando da molti si teme o si auspica un repentino e decisivo sommovimento sociale. Nasce allora il mito dell'operaio sano, portatore di valori nuovi, contro il ceto medio miope e pavido, contro la classe padronale avida e corrotta. Si aspetta la palingenesi, l'avvento di forze fresche.
poi comunque vadano le cose, e cioè sia nel caso che l'evento avvenga, sia nell'opposto, che tutto continui come prima, si scopre che l'operaio è fatto esattamente come ogni altro uomo e perciò vuole esattamente quel che vogliono gli altri, in quel determinato momento storico, il frigorifero, l'utilitaria, la camicia bianca, la domestica ore e i film di James Bond. Aspira a identificarsi col ceto medio e nessuno può fargliene una colpa, mentre il ceto medio vuole salire sopra la media, distinguersi anche nella cultura. Proprio lì, dunque, nel ceto medio, e spesso mediocre, è più probabile che si reclutino gli intellettuali di domani, e il nostro lettore lo immagineremo là dentro, a una madre maestra, un padre cassiere di banca, e quando avviene l'incontro fra noi e lui, ha frequentato con successo le scuole elementari, discretamente bene le scuole medie, ed è riuscito a diplomarsi quasi con la media del 7. I suoi studi sono stati faticosi e in buona parte inutili. Secondo i programmi dovrebbe sapere tutto, la storia della letteratura italiana, latina, greca, inglese, 20 canti della Divina Commedia a memoria, l'arte di tutti i tempi e di tutti i paesi, la trigonometria, la botanica, la geografia, l'anatomia umana, tutta quanta la storia, dai babilonesi a Vittorio Veneto, con appendice sul fascismo, la guerra, il dopoguerra e l'avvento della Repubblica, che però il professore, data la mole del programma, non ha fatto in tempo a spiegargli, ed era l'unica parte utile a qualcosa. Ha letto, sia pure in sintesi, la sintesi l'ha fatta per lui un professore universitario, ricavandola a sua volta da una precedente sintesi, opera di un professore defunto, di solito maestro del primo, ha letto dunque il pensiero universale, da Talete a Benedetto Croce, passando per Platone, Aristotele, San Tommaso, Locke, Kant e Hegel, e il nostro giovane è stato diligente, avrà l'impressione di essere in regola coi programmi, cioè di sapere tutto. I suoi ne vanno orgogliosi e si convincono sempre più di avere speso bene i loro quattrini. Un giorno, pensano, saranno ripagati di tanti sacrifici. Se invece il nostro giovane ragiona un poco, si accorge di avere perso anni preziosi. Non poteva fare altrimenti, d'accordo, era sotto la tutela dei suoi, tenuto all'obbedienza, ignaro delle forze reali che governano il mondo e determinano il nostro itinerario attraverso la vita. Avrebbe potuto smettere i suoi studi in seconda elementare. Una volta ha preso l'abaco. In seconda elementare un ragazzo normale sa già scrivere come un beatnik e continuerebbe volentieri su quella strada, ma la maestra, con tanta pazienza e tanta fatica, ha saputo poi correggerlo. I professori hanno fatto il resto e adesso, a 20 anni, il nostro scrive esattamente come Giuseppe Lipparini. Toccherà a lui la fatica di disimparare, riapprendere i modi dell'anacoluto pregnante, dell'antisintassi, passare da Manzoni a Verga, da Verga a Gadda, da Gadda a Kerouac. Abbiamo fatto questo lungo discorso a scopo esemplificativo. Sia ben chiaro che non abbiamo alcuna intenzione di suggerire, proporre, consigliare al nostro giovane la carriera dello scrittore. Certo, anche lo scrittore rientra per quel qualche verso nella categoria degli intellettuali, ma ci entra di straforo, insieme allo scienziato, l'ingegnere, il tecnico, professioni ben precise, definite, che mal sopportano aggettivi. Professioni che richiedono una certa misura di talento, mentre noi, cominciando, notavamo appunto l'estrema nebulosità del concetto di intellettuale. Se nella nostra mente è chiarissimo il fine da proporre al nostro giovane lettore, raggiungere il più alto piolo possibile nella scala della cultura, niente affatto chiaro ci è che cosa propriamente significhi cultura. Assolutamente oscura la connotazione dell'intellettuale, e oscura bisogna che resti. Anche perché, insistiamo, il nostro discorso è diretto a un giovane perfettamente medio, dotato di nessun talento specifico, non sa scrivere e neanche ne ha voglia, non sa sviluppare una parabola e si guardi bene dal desiderarlo, non distingue un calcolatore elettronico da una macchina lavapiatti, ma non per questo si turba, giacché in vita sua non userà mai né l'uno né l'altro elettrodomestico. Il nostro giovane lettore vuole solamente arrivare, non rassegnandosi a trascorrere i suoi anni dietro a uno sportello d'ufficio. Ha scelto una carriera estremamente imprecisa e ha fatto bene. Ora deve seguire i nostri consigli e il successo è garantito. Bene, tra l'altro io non trovo differenze, benché questo saggio sia stato scritto quando, Roberto? In quali anni, più o meno? Insomma, non... Sì, negli anni 60, perché è morto nel 71, quindi... Quindi sono passati 50 anni, io non vi è differenza alcuna, tra l'altro i nomi sono anche quasi gli stessi che cita lui, no? Sì. Ed è straordinario, ovviamente sintetizzando, che vuole dire lui, che l'intellettuale cos'è? Nulla, no? Nel senso che intellettuale dovrebbe essere uno che si impegna
a monte della sua, tra virgolette, cultura, tra virgolette, istruzione, tra virgolette, sapienza, si impegna a migliorare la vita dell'uomo. Cioè, certo. Si impegna a far sì che l'uomo, come dire, l'uomo comune, che lui chiaramente qui non sbeffeggia, ma al contrario esalta, cioè il meccanico, il minatore, l'agricoltore, che vivono nella loro semplicità una vita fatta di lavoro, a loro l'intellettuale dovrebbe dare gli strumenti per dire: attenzione, quella è una fregatura, quella è una falsità, quella è un modo per fregarvi, quella è una proposta di legge sbagliata che negli anni avrà questo effetto, quello è un libro da leggere perché è importante per la vostra, come dire, per la vostra riuscita umana, quello è un libro che non serve a niente. Insomma, l'intellettuale è una persona di, è una persona che fa pensiero, ma pensiero di rottura, non di costruzione e di assecondamento dei poteri forti, della politica, della finanza, eccetera, eccetera, che come vedete e come ha sottolineato giustamente e intelligentemente Massimiliano, dopo 50 anni i fili conduttori che regolano questa società, ma tutte le società occidentali, sono sempre gli stessi. La, come quando c'erano, no, i tre stati, l'aristocrazia, no, la nobiltà, l'aristocrazia e il prelato e il terzo stato, cioè il popolo. Si diventa intellettuali, si diventa signori, si diventa ricchi perché per noia, perché non si sa fare nessun lavoro manuale, non si vuole fare nessun lavoro manuale, e perché il grado di, il titolo di conte, di ricco, di industriale, di proprietario, di padre padrone, è un titolo che è ereditato e che è difficilmente, come dire, anche se molto sognato e molto auspicato dalla classe media e povera, è un titolo che, a cui difficilmente si arriva. Quindi lui dice: gli intellettuali sono essenzialmente persone che, non lavorando, ma essendo ricche di famiglia, campano di chiacchiere, questa è la verità. E devo dire che io pure, campando di chiacchiere, ma lavorando, devo dire che questa definizione è ancora più attuale oggi che non negli anni 60-70. Quindi è veramente una descrizione profetica dell'inutilità di quella figura che è diventato l'intellettuale al soldo di un meccanismo e di un potere. Eh sì, e quindi lanciamo questa, questa nostra idea che l'intellettuale deve essere a favore delle persone, del popolo. L'intellettuale deve essere svincolato da interessi. Faccio un esempio banale. Io fossi un intellettuale e scrivessi per il Corriere della Sera, non sarei un intellettuale. Certo. Perché io non posso scrivere contro il Corriere della Sera. Certo. Perché se io scrivo contro il Corriere della Sera, il giorno dopo non sono più uno che scrive per il Corriere della Sera. Quindi l'intellettuale è sì colui che si pone fuori dalla società, ma si pone fuori dalla società come neutralità, come persona che poi è in grado, sia intellettualmente che anche fattivamente, di poter dire pane pane, vino al vino. Sì, assolutamente. Io aggiungo anche il fatto che l'intellettuale, credo questa sia la versione moderna, è capace non solo di essere indipendente, ma di creare qualcosa di importante, di produttivo per la gente. Secondo me oggi, specialmente in questi tempi, l'evoluzione e la grande scommessa è questa, cioè di creare delle opere dell'ingegno che però possano cambiare in favore della gente. È una grande scommessa, ma credo che debba essere questa la via che devono intraprendere gli intellettuali. Detto ciò, Roberto, io ti ringrazio per averci dato... Grazie a voi tutti. Prego, sempre queste...
queste gemme non solo di letteratura ma soprattutto di buonanotte, di riflessione. Vuoi salutare qualcuno? Sì, allora intanto invito tutti a leggere Bianciardi, perché comunque certo. Come dire, è un sottotraccia della letteratura italiana, perché ovviamente è stato bollato come dissidente, come anarchico, come insomma tutte le etichette che il potere dà, che poi era, no, Massimiliano, l'oggetto della mia tesi su un altro autore, ma era esattamente quello: il potere ti bolla con le etichette, no? Una volta che il potere ti ha dato un'etichetta, è andata, per cui le etichette che vanno per la maggiore possono essere omosessuale, no? Pervertito, no? Vedere Pasolini, per esempio, omosessuale, pervertito, cioè in modo che il lato di pensiero di una persona venga svilito, perché praticamente risalta subito il difetto della persona, non risalta il pregio. Detto ciò, nessuno difende il difetto, diciamo così, per usare lo stesso paragone di Pasolini, ma dico, sicuramente deprecabile per alcune cose, sicuramente per esempio apprezzabilissimo per altre, le due cose vanno separate, però, perché se le due cose si uniscono, Pasolini viene annullato, no? È come la semplificazione matematica, te la ricordi? Il 3 con 3 si semplifica, certo, diventa 0, invece non è 0, non si può arrivare a 0, si deve arrivare a più. Quindi, chiudendo, saluto tutti i nostri pazientissimi ascoltatori, ringrazio tutti i nostri colleghi delle altre trasmissioni, saluto come sempre Roberto De Angelis, saluto il nostro amico Gianluca Maria Galì, saluto Emiliano, saluto i miei colleghi Andrea e amici Andrea e Lidia, il piccolo Tommaso, mio nipotino Riccardo, saluto anche Gianluca, Giuseppe, Irene, Marco e tutti i nostri ascoltatori. Io mi unisco ai tuoi saluti e risaluto, perché lui almeno due volte lo devo salutare, Gianluca Maria Galì, che è, diciamo, è la nostra musa ispiratrice, e poi Magdalena, Natascia, Eliana, Anna, Ivona, Coscia, Eva, Cristina, Esther, Monica con la K e con la C, Francesca, Elisa, Leonardo, Federico, Emiliano, Enrique, Ambrogio, Bianca e Luis. Da Massimiliano Affinita e Roberto Di Pietro, una buonanotte dal mondo in parole a Regola d'Arte. Ciao. Ciao.